sono degli interessi generali che a volte vanno oltre gli interessi del singolo. E credo che insomma noi siamo qui per tutelare gli interessi generali. Allora, da qui la battaglia che stiamo facendo, che credo sia una battaglia non soltanto di questo territorio, lo dimostrano, io ringrazio davvero per la presenza del Presidente del Consiglio del Comune Locale, del Presidente della Rete Metropolitana, dei colleghi sindaci, che non solo hanno voluto esprimere solidarietà, ma attraverso atti. Sapete che il Comune di Alghero e la Regione sono tenuti a fare delle osservazioni, la Rete Metropolitana no. Eppure hanno fatto, devo dire, delle osservazioni molto puntuali, abbiamo fatto delle osservazioni molto puntuali, forse oserei dire le più complete, che credo rafforzino la posizione della Sardegna, che non è un ente, che non è, può essere rappresentata da un ente centralistico, neanche dalla Regione, che pure in questa vicenda è stata lineare, ma è un sistema di autonomie locali che si esprime e che rappresenta anche la prossimità dei cittadini. A decidere sullo sviluppo di un territorio possono essere i burocrati. Guardate come questo avviene ormai sistematicamente, cioè la rappresentanza del popolo viene scavalcata. E allora la nostra battaglia, anche per dire, diamo dignità alla politica, quella che fa sintesi, quella che esprime l'unità, quella che esprime il volere del popolo, e facciamolo in maniera unitaria, facciamolo con una presa di posizione che sia chiara, univoca e che non ci veda divisi, perché ne va del futuro e dello sviluppo del nostro territorio, non di me, non di Marco Tedde, del territorio. Ci saranno altri dopo di noi, che quella strada, ho visto i dati, 2850 persone ogni mattina percorrono per andare a lavorare quella strada. È vero anche che il 2005 arriva da Sassari verso Alghero per lavorare, per fortuna da Alghero. Allora io credo che abbiamo bisogno di quella strada, che è semplicemente sciocco, che è semplicemente scandaloso non proseguirla così come l'hanno pensato i nostri padri, a quattro corsie, uno spazio di traffico centrale. Ti porta una stanchezza, perché dopo 18 anni uno si stanca pure, può anche gettare la spugna, e vengono bloccate da dei funzionari ministeriali, tra virgolette, non sardi, che vengono qua a dirci che noi non abbiamo bisogno di quel pezzo di quattro corsie. Ecco, da qua la solidarietà del Consiglio delle Autonomie Locali, che vuol dire dell'organismo che rappresenta tutti i sindaci e le autonomie locali della Sardegna nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta regionale, che è tanto più forte quanto più è ingiusto ciò che sta accadendo. E quindi una solidarietà massima alla comunità di Alghero, all'amministrazione, a tutta l'area del nord-ovest della Sardegna, e una spiegazione. Noi siamo qui non per una solidarietà di carattere politico preelettorale vicino alle elezioni, ci tengo a specificarlo perché non vorrei essere frainteso, e non lo so neanche chi si voterà, quando chi tra di voi voterà, quale sia la politica, questo non interessa minimamente. Quello che conta è farvi sapere alla comunità di Alghero, a tutto il nord-ovest della Sardegna, che la Sardegna rappresentata dai sindaci è con voi in questa battaglia e farà tutto ciò che è necessario dal punto di vista diplomatico, politico, amministrativo, per portare avanti questa battaglia, perché è un'ingiustizia ignobile che non dobbiamo fare passare.